La congregazione salesiana, come sta dal punto di vista delle vocazioni? In Occidente, in Europa si parla di crisi, siete presenti in oltre 140 paesi. Per voi come stanno le cose dal punto di vista delle vocazioni? Bene, hai fatto molto bene nel presentare la domanda aperta, perché dire le vocazioni stanno in crisi, sempre quando mi fanno questa domanda devo dire di quale parte del mondo parliamo. In risposta alla tua domanda, sì, certamente, io dirò in tutta l'Europa le vocazioni alla vita consacrata. E anche al ministero sacerdotale si trova in una grande difficoltà. Noi abbiamo novizi in Europa, però per noi avere 35 novizi in Europa è veramente pochissimo. Però come congregazione devo dire che siamo una congregazione, grazie a Dio, molto benedetta. In questo momento abbiamo 453 novizi salesiani nel mondo. Vuol dire tutti gli anni 400 nuovi salesiani si fanno salesiani, e questo permette che la congregazione abbia io credo che possa avere una molto buona salute, però è bello che il colore della pelle sta cambiando. Prima era europeo e bianco, oggi abbiamo tutta la diversità. Ci sono modelli che si stanno applicando in altre parti del mondo che vanno incontro alle esigenze dei giovani di oggi? La nostra umile fortezza è il metodo educativo di Don Bosco. Devo dirvi che dopo 162 anni è di massima attualità. Vi dirò, oggi si vede molto di più perché la società è più complessa, la forza e la capacità che ha il metodo educativo, il sistema preventivo salesiano, dove una priorità è questa: non è pane per tutti, dicendo diamo lo stesso a tutti. Nella sua domanda sta già la risposta. Sicuramente che questi 900 ragazzi che ho trovato adesso hanno bisogno, perché hanno famiglie sicuramente più stabili, di un'educazione solida. Però quando andremo o andiamo a un quartiere, per esempio colpito per i problemi sociali e anche per la povertà, il primo principio è la presenza. Noi abbiamo bisogno di essere presenti lì, anzitutto per cominciare rapporti di conoscenza, rapporti di accompagnamento, rapporti di sostegno alle famiglie. Perciò la risposta sarebbe: no, non esiste per tutti lo stesso, ma noi sempre facciamo questa domanda: qui dove ci troviamo, di quale cosa hanno bisogno di noi? Perché non sempre hanno bisogno delle stesse cose.